29 punti in 15 giornate, una media di quasi 2 a gara, un ruolino decisamente più che positivo per i lupi, a prescindere da ogni valutazione tecnico-tattica. I numeri nel calcio valgono più di ogni altra cosa e poco conta se magari è arrivata una vittoria non convincente contro il Celano. L'importante era vincere e il gol di Miani vale 3 punti. Il percorso della squadra è decisamente in crescita e dal punto di vista della continuità si sta vedendo un Campobasso sicuramente più compatto e deciso. Le valutazioni lasciano il tempo che trovano quando si analizza un cammino ottimo anche in considerazione degli obiettivi di inizio stagione e del materiale tecnico a disposizione di Farina. Come detto, 29 lunghezze, meno 6 dalla capolista maceratese, compagine, capace di vincere 10 volte e pareggiare 5 senza conoscere sconfitte. Una squadra costruita per vincere. Alle spalle la Civitanovese, altro team di spessore elevato che nella prossima giornata riceverà proprio il Campobasso. A proposito, la società marchigiana ha indetto la giornata rossoblù. Per i tifosi del Campobasso il costo del tagliando è stato fissato a 10 euro, in vendita da domani pomeriggio. Per la Civitanovese inoltre si registrano le partenze dell'attaccante Federico Mengali e del difensore Ander Manuel Giovino, due cessioni sicuramente che passano in secondo piano. Capitolo mercato. Campobasso vigile. Le attenzioni sono tutte intorno ad un centrocampista. Circola sempre con maggiore insistenza il nome di Vitone, ex Matelica, regista dalla grande esperienza e dal notevole carisma. La società sta monitorando anche Borgese e Di Paola. Centrocampista il primo e mezza punta il secondo, svincolati dalla San Benedettese, che sembra a questo punto aver ridimensionato le ambizioni. La problematica resta sempre la stessa. La rosa rossa blu è troppo ampia e i giocatori, che secondo la società e l'allenatore non rientrano più nei piani tecnici, non hanno alcuna intenzione di andare via, per una serie di motivazioni condivisibili o no. Di certo non crediamo che la rosa vedrà qualche partenza, il che vorrà dire aumentare il budget qualora si decidesse di ingaggiare qualche nuovo elemento. A proposito della gara vinta contro il Celano, sentiamo il parere del portiere Conti. Abbiamo reagito, abbiamo dato prova della nostra forza e continuità. Campobasso è una grande squadra, sempre con un grande tifo, e soprattutto questa vittoria è per questa città che ci sostiene sempre nel bene e nel male. E una vittoria secondo me meritata, perché abbiamo avuto numerose occasioni e è venuto il risultato giusto alla fine. È una vittoria che dà continuità al Campobasso, viene dopo la vittoria di Agnola, adesso c'è la trasferta difficile di Civitanova Marche. In questi scontri diretti il campionato ha dimostrato che bisogna in un certo senso uscire indenni, quindi almeno non perdere, perché l'esperienza vostra rimanda al Fano, sarebbe stato importante pareggiare, quindi non perdere contro il Fano, sarebbe stata una classifica diversa. Quindi cosa pensa a proposito di questa trasferta? Ma certamente è una trasferta difficile, sicuramente da non prendere sotto gamba, e già da martedì riprenderemo, cancelleremo questa partita e penseremo soltanto alla Civitanovese. Non sei stato troppo impegnato col Celano, molto di più, non molto, abbastanza di più il tuo collega Amabile. Come si vivono queste domeniche senza troppe parate? Ma sicuramente sono le partite più difficili, perché non deve abbassare mai la guardia, sempre concentrazione al 100%, e perché anche al 90esimo può uscire un tiro degli avversari e la partita si può complicare o addirittura perdere.